Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Approvata in Consiglio regionale all'unanimità una risoluzione della Commissione Aree Interne che chiede aiuti e sostegni statali per quelle aree che le regioni dichiarano zona rossa. La risoluzione chiede alla Giunta e al Governo che, nel caso in cui siano le regioni a dichiarare, in funzione del contenimento del contagio da Covid-19, zona rossa alcuni territori, siano previsti in modo chiaro i meccanismi di aiuto e sostegno statale in favore di attività produttive e commerciali che ricadono in quei territori. La risoluzione della Commissione Aree Interne impegna la Giunta regionale ad attivarsi in questo senso nei confronti del Governo e del Parlamento, sollevando la questione anche in Conferenza delle Regioni. Il meccanismo introdotto dal Governo Draghi interessa circa 100 comuni nella nostra regione e nelle aree interne e montane alcune attività economiche sono particolarmente colpite e occorrono meccanismi automatici di ristoro che possono essere decisi solo a livello nazionale. Voto favorevole espresso anche da parte di Fratelli d'Italia e della Lega, che ha precisato che forse era meglio prevedere contributi finanziari anche a livello regionale. Questa risoluzione nasce da tante sollecitazioni di piccoli comuni del nostro territorio, perché il governo Draghi ha previsto in modo, diciamo, più dettagliato la possibilità per le regioni di istituire zone rosse locali a carattere provinciale, di zona distretto. È chiaramente più che una possibilità, trattandosi di provvedimenti che vanno a tutelare la salute pubblica, è un dovere per un amministratore pubblico, e quindi il presidente di regione giustamente le ha adottato questi provvedimenti e li sta adottando. A parimenti noi abbiamo chiesto che il governo, visto che proprio nei prossimi giorni avrà la possibilità di chiedere al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio, ancora più importante del precedente, preveda dei meccanismi per le attività delle zone rosse locali, appunto, che hanno visto un'interruzione della propria attività maggiore rispetto ad altri territori, anche della nostra regione. Si tratta di quasi 100 comuni che in queste ultime settimane sono state interessate. Ci sono piccole imprese che hanno quindi sofferto una situazione ancora più pesante rispetto ad altri territori, e chiaramente tutto questo si amplifica nelle zone interne e montane, dove ci sono dei problemi preesistenti alla pandemia e adesso magari l'applicazione di misure restrittive doverose, necessarie, ma che devono essere accompagnati da meccanismi di ristoro chiari e definiti. E solo il bilancio dello Stato ha la capacità di farvi fronte in modo adeguato, come chiedono appunto questi territori, e anche una richiesta che sta facendo altre regioni oltre alla Toscana. È un provvedimento utile, come al solito, se in conferenza Stato-Regioni cerchiamo di rendere giustizia alle comunità che abbiamo ulteriormente aggravato di chiusure durante l'ultimo periodo. Rispetto a questo testo, che Fratelli d'Italia comunque ha votato, speriamo, come abbiamo proposto in sede di commissione, che nelle impegnative qualche volta si impegni la stessa Regione Toscana a dare quelle risorse che si chiedono al governo centrale. Sarebbe un passo in più, anche perché nel caso specifico noi andiamo a chiedere al governo di intervenire laddove la facoltà poi di chiudere in senso più restrittivo viene concessa alla Regione, quindi nel momento in cui la Regione che mi va a restringere un territorio che da arancione potrebbe rimanere e mi diventa rosso, beh, in qualche modo potrebbe essere chiamata se stessa anche in causa e affiancare quelle che sono le risorse del governo per aiutare nelle aree interne situazioni che già di partenza non sono per definizione agevolate. La proposta di risoluzione nella Commissione Aree Interne era volta a trovare sostegni dal governo per le zone rosse cosiddette regionali, chiamiamole così, per le quali per ora sostegni non ne sono stati dati. E in particolare queste zone rosse regionali, quelle che hanno sofferto di più, sono ovviamente le aree interne, marginali e montane. Non abbiamo un esempio con la montagna pistoiese,
noi siamo stati a Pistoia rossi per molto tempo regionalmente, quindi le attività della montagna pistoiese, già venendo da due annate senza aver fatto niente, si sono trovati veramente in condizioni disastrate. Quindi abbiamo votato all'unanimità questa commissione, speriamo che il governo dia dei fondi in più per queste zone rosse regionali e quindi che la regione le destini in particolare a queste zone interne marginali. Io ho detto che forse la regione poteva pensarci da subito a dei ristori per le zone rosse regionali, infatti avevamo votato una mozione in consiglio quando fu istituita la prima zona rossa regionale a Chiusi, aveva portato una mozione il presidente Scaramelli, fu votata all'unanimità proprio per dare ristori alle zone rosse regionali, quindi se il governo non dovesse darle si spera che sarà poi la regione a sopperire a questo. La mozione impegna la Toscana con la giunta regionale a sostenere in ogni sede utile l'appello promosso dal presidente di ANCI e sottoscritto da migliaia di primi cittadini in Italia, compresi molti sindaci toscani. Sindaci di ogni schieramento politico, si precisa, a conferma della necessità di procedere a livello nazionale a una revisione in tempi rapidi della normativa. L'azione che si sta sviluppando in seguito a quanto accaduto alla sindaca di Torino Chiara Appendino nella nota vicenda che l'ha vista condannata per i fatti accaduti la sera della finale di Champions League tra la folla che seguiva la partita sui maxi schermi in Piazza San Carlo, ha visto l'adesione di oltre 4.000 sindaci in Italia. Oggi fare il sindaco è uno dei ruoli più complicati. Fare il sindaco espone tantissimi amministratori, anche giovani amministratori, a, come dire, assumersi la responsabilità anche dei fatti per i quali onestamente insomma, una responsabilità diretta degli amministratori non è ascrivibile. Il messaggio deve essere chiaro, il governo deve farsi carico sotto questo aspetto di intervenire modificando il testo unico degli enti locali, perché oggi lasciare esposti gli amministratori a responsabilità, ripeto, che sfuggono anche proprio dalla loro ambito di controllo, rischia poi di disincentivare anche l'impegno, soprattutto dei giovani, nell'attività amministrativa. Oggi non è facile fare politica, non è facile soprattutto assumersi le responsabilità che governare un territorio implica. Ed è necessario, secondo noi, che ci sia una proporzione rispetto all'impegno che viene chiesto sui sindaci, ai sindaci quotidianamente sul territorio nell'affrontare le emergenze, rispetto a quello che sono le tutele che oggi li lasciano troppo esposti. Questo è un messaggio che vogliamo mandare appunto al governo centrale, perché gli enti locali ritornino ad essere al primo posto nella politica nazionale. Il Consiglio regionale ieri ha scritto una bella pagina, unanime, di vicinanza ai comuni, e ai sindaci e agli amministratori, nel senso migliore del termine. Il Partito Democratico ha presentato una mozione nella quale si chiedono cose semplici, riprendendo l'appello che il presidente dell'ANCI nazionale De Caro ha fatto al Parlamento, perché si modifichino alcune leggi che riguardano la responsabilità civile, penale e amministrativa dei sindaci e degli amministratori. Il fatto scatenante è quello di Piazza San Carlo a Torino, dove la sindaca Chiara Appendino è stata condannata per quello che è avvenuto il 3 giugno del 2017. Ma di fatti come quello che riguardano la sindaca di un grande comune ce ne sono migliaia ogni anno in tutta Italia, proprio perché i sindaci sono in trincea, hanno responsabilità infinite e hanno talora anche attribuite delle competenze gestionali che, se meglio precisate, potrebbero sgravare, precisare meglio tra l'altro gli incarichi dentro la pubblica amministrazione dal punto di vista tecnico e dal punto di vista amministrativo, e sgravare gli amministratori da un fardello troppo pesante, perché spesso a queste competenze formali non corrispondono poteri sostanziali e viceversa. C'è una azione legislativa da fare, non per deresponsabilizzare nessuno. I sindaci non chiederebbero mai questo, non lo chiederebbero neanche i cittadini, ma per
distinguere bene tra indirizzo politico amministrativo e gestione delle cose, sapendo che il sindaco rimane il responsabile legale dell'amministrazione, ma che sulle grandi questioni gestionali e sulle piccole questioni gestionali un sindaco spesso, oltre a non avere competenze, non ha nemmeno la facoltà di poter incidere veramente. Pensiamo anche, l'abbiamo scritto nella mozione, a una revisione della normativa sull'abuso d'ufficio. 7.000 casi negli ultimi 2 anni che sono a disposizione statisticamente, 2016 e 2017. 7.000 casi, 100 condanne. Eppure questo comporta ovviamente per ciascun amministratore, per ciascun sindaco, una problematica grande. Abbiamo discusso e apprezzato una mozione presentata dalla maggioranza che chiede al governo di intervenire normativamente per in qualche modo ridurre le ipotesi che oggi sono eccessive dal punto di vista delle fattispecie incriminatrici sulla responsabilità penale dei sindaci. E nel nostro paese, dalle leggi Bassanini in poi, la responsabilità per gli atti viene sempre a carico dei dirigenti, ma rimane il profilo di responsabilità a carico dei sindaci e dei presidenti della provincia, perché sono considerati capi dell'amministrazione. Il caso è scoppiato per le vicende note del sindaco Appendino di Torino, la quale è stata condannata per i fatti avvenuti in una piazza per i festeggiamenti di una squadra sportiva. Ci sembra francamente un eccesso, considerato appunto non solo la differenziazione fra ruolo politico e ruolo tecnico-dirigenziale, ma a maggior ragione questo comporta due contraddizioni. Una a livello delle città più grandi, perché ogni sindaco ha migliaia di dipendenti e decine e centinaia di funzionari e dirigenti e può anche non conoscere, e quindi non è obbligato un sindaco a conoscere tutti i propri dipendenti, ma soprattutto tutte le regole che devono essere seguite. Nei piccoli e piccolissimi comuni questa situazione sta generando un problema serio, perché non ci sono più persone che si prendono la responsabilità di candidarsi e di guidare le comunità, perché i rischi sono eccessivi rispetto naturalmente al pur bel impegno che tutti noi svolgiamo facendo politica. Quindi è un problema serio, un problema che abbiamo posto votando questa mozione al governo. Speriamo che arrivino risposte puntuali, perché in alcuni casi le indagini, sia per l'abuso d'ufficio ma anche per l'omissione di atti d'ufficio in casi particolari, poi alla fine cominciano ma si risolvono solo dopo molti anni con l'assoluzione. Presentata dal Presidente del Consiglio regionale, l'iniziativa del Capodanno Toscano, che celebra il centenario di Renato Fucini a Pisa. Si tratta di un ciclo di 4 incontri per ricordare i 100 anni dalla morte dell'intellettuale toscano, scrittore, cronista e poeta, autore della celebre raccolta di racconti Le Veglie di Neri e di sonetti In vernacolo pisano. L'idea di questo ciclo di incontri è di tributare a questo grande toscano, che ha avuto merito nella creazione e diffusione di un'idea di Toscana come regione bella, un percorso di commemorazione e di divulgazione articolato nei 4 centri maggiormente fuciniani. Si tratta di Monte Rotondo, suo paese natale, Pisa, la città della formazione universitaria, Firenze, la giovane capitale del regno, e Vinci, in particolare la villa di Dianella, luogo storico di residenza della famiglia Fucini. Abbiamo voluto celebrare a 100 anni dalla sua morte come Consiglio regionale, lo abbiamo inserito all'interno delle celebrazioni del Capodanno toscano, lo abbiamo fatto partendo dalla città in cui Fucini si è formato, Pisa, e che per primo ha fatto partire il 25 marzo il Capodanno che noi chiamiamo a Pisa Capodanno Pisano. Questo è un percorso di commemorazione che mette al centro l'identità della Toscana, toccando i luoghi che lo hanno visto più attivo, da Pisa, poi a Monte Rotondo, sua città natale, a Firenze e a Vinci, dove ha vissuto un bel pezzo della sua vita. Insomma, a 100 anni dalla sua morte noi vogliamo valorizzarne la sua capacità di saper, attraverso il vernacolo pisano, attualizzare il tempo che viveva, cioè celebrare un'identità che non ha nulla, ma sa valorizzare le differenze di ogni luogo. Un momento importante da condividere insieme a tutti i colleghi consiglieri, un modo per guardare al futuro partendo dalla nostra storia e dalle nostre radici. Regione Toscana. Il Consiglio regionale.